Dante Gabriel Rossetti nacque a Londra il 12 maggio 1828, destinato a diventare il principale esponente nonché il fondatore della confraternita dei Preraffaelliti. Poeta e pittore, crebbe in un ambiente artistico e letterario molto interessante. Il padre, rifugiato politico italiano, era docente al King's College e appassionato studioso di Dante. La sorella Cristina fu una celebre poetessa e il fratello William Michael divenne uno scrittore e un critico letterario. L'amore per Dante passò a Gabriel e divenne elemento caratterizzante di un'educazione nutrita con molte letture. Shakespeare, Goethe, Poe, Coleridge, Browning, per citare le più influenti. Gabriel scelse la professione di pittore, ma allo stesso tempo continuò a scrivere poesie e a fare traduzioni dall'italiano, tanto che oggi conserva un posto sicuro nella storia della letteratura. Come pittore si formò prima alla Sas Drawing Academy, poi alla Royal Academy. Nel 1848 fu allievo di Maddox Brown. Nel 1848 Rossetti fondò, con William Holman Hunt e John Everett Millais, la confraternita Preraffaellita. La confraternita fu il movimento artistico che si basò sul Medioevo più di qualsiasi altra corrente romantica. Il nome stesso è una dichiarazione di intenti chiara, rifarsi al periodo tardo medievale, in particolare alla spiritualità e allo stile tardo gotico e pre-rinascimentale del 300 e del 400. Il talento, il carisma, l'energia e l'entusiasmo di Gabriel lo fecero diventare la figura centrale del movimento preraffaellita. La sua prima opera di rilievo, L'infanzia di Maria Vergine, ricevette un'ottima accoglienza. Sua sorella Cristina fece da modella e la tela era firmata PRB, una sigla misteriosa per i non iniziati che stava per Preraffaellite Brotherhood. Nel 1860, dopo una lunga e talvolta agitata relazione amorosa, Rossetti sposò Elizabeth Siddal, bella ma di salute cagionevole, l'archetipo perfetto della donna angelicata preraffaellita, che sotto la sua guida divenne anche una pittrice con un certo talento. Il suo viso malinconico ossessionò l'immaginazione del pittore, che la ritrasse più e più volte. L'artista aveva l'abitudine di commentare i suoi dipinti con testi che ne illustrassero il simbolismo nascosto. Scrisse dei sonetti sugli elementi presenti nell'opera L'infanzia di Maria Vergine, come la colomba, la lampada, la rosa e la vigna. Ne spiegò anche il simbolismo cromatico, per cui l'oro rappresentava la carità, il blu la fede, il verde la speranza e il bianco la temperanza. Nel 1862 Elizabeth morì per un'overdose di laudano, probabilmente intenzionale, e Rossetti ne fu distrutto. Come segno di dolore pose nella bara l'unico manoscritto completo delle proprie poesie, ma nel 1869 fu convinto a riesumarle e furono pubblicate l'anno seguente. Beata Beatrix si ispira alla scomparsa della moglie. Una colomba rossa, una meridiana che segna l'ora della sua morte e un papavero a rappresentare il laudano che la uccise. Verso la fine della sua vita, Rossetti cadde in uno stato di depressione dovuto probabilmente alle droghe e all'alcol di cui abusava. Passò in solitudine gli ultimi anni che gli restarono e morì il 10 aprile 1882. Paralizzato e prematuramente invecchiato, l'artista aveva solo 53 anni. Gabriel fu una personalità dominante e la sua opera ebbe una grandissima influenza. Il suo medievalismo romantico ispirò nuove opere del movimento preraffaellita che andò avanti anche dopo la sua morte, mentre le sue bellissime donne, affascinanti e fatali, attrassero i simbolisti e all'inizio del Novecento furono replicate per quel gusto di decadenza che tanto piaceva al principio del nuovo secolo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!